Prima di andare a vedere un film della saga di Jurassic Park, sappiate che nella realtà esistono davvero dei mondi perduti. Dove? Sono sulle Alpi e in questo video vi porterò a vedere un vero mondo perduto. Sono Andrea Baucol, paleontologo dell'Università di Genova. L'obiettivo di questo video è di trovare un mondo perduto, ossia un luogo dove frammenti del passato coesistono nel presente. In questo video troveremo due frammenti del passato, il primo legato all'attività di batteri, il secondo legato a meravigliosi architetti animali. Alla fine del video rivelerò il collegamento che esiste tra i due. L'evento biologico che rivelerò alla fine del video è ritenuto per importanza secondo solamente la comparsa della vita sulla Terra. Cliccate su iscrivimi per non perdere i prossimi episodi sui mondi perduti. Detto questo, andiamo! Questo volume di Frank McKinney mi sarà di indispensabile aiuto per trovare un vero e proprio mondo perduto. L'ipotesi sostenuta da questo libro è tanto affascinante quanto controversa. Infatti l'idea è che un viaggio da est a ovest nel nord Adriatico corrisponda a un viaggio nel tempo dal Paleozoico al giorno d'oggi. Non si tratta di mera speculazione, infatti il volume presenta una grande mole di dati quantitativi. Non c'è maniera migliore di verificare questa ipotesi di andare a vedere cosa succede nel nord Adriatico. Dunque, da Sauris, dove ora ci troviamo, viaggeremo verso sud, verso l'Adriatico. Ora ci troviamo nel nord del Friuli e scendiamo a valle. Attraverseremo dunque le stupende montagne del Friuli Venezia Giulia per poi proseguire in direzione di Udine, arrivando in pianura e procedendo poi spediti verso la Laguna di Grado. La Laguna di Grado è di formazione più recente della vicina Laguna di Marano, che si è formata circa 5.000 anni fa. Grado, questo è l'obiettivo dell'indagine scientifica di oggi. Sono arrivato sulla Piana di Marea, ossia quella zona del fondale che è periodicamente emersa e sommersa dal mare. Ci stiamo avventurando in una zona della Piana di Marea che è dominata dai cosiddetti tappeti microbialitici. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Quello che sto cercando è un frammento del passato più remoto della Terra. Infatti i tappeti microbialitici sono stati i dominatori del mondo nel Precambriano, più di 540 milioni di anni fa. Eccolo! È il primo dei due frammenti del passato. Sto camminando su un tappeto microbialitico. Non si tratta di semplice sabbia e fango, ma qui i sedimenti sono tenuti assieme da dei film di batteri e altri microrganismi. Impiegando una cazzuola, rivelo la particolare struttura interna del tappeto microbialitico. Questa consiste di bande più scure e di bande più chiare. Le bande più scure sono ricche di materia organica. La stessa struttura a bande si osserva in questo tappeto microbialitico fossilizzato. Ha circa 270 milioni di anni e proviene dalle Alpi Orobie, relativamente poco a nord da Milano. I tappeti microbialitici della Laguna di Grado offrono dunque un'opportunità unica, quella di poter meglio conoscere il passato remoto della Terra attraverso un analogo attuale. A questo punto vi chiederete, ma cos'è esattamente un tappeto microbialitico? È una comunità verticalmente stratificata di microrganismi, spesso inclusi in una matrice di esopolisaccaridi. Secondo gli scienziati della NASA, eventuali forme di vita aliene potrebbero formare tappeti microbialitici. Pensate, i tappeti microbialitici di Grado potrebbero aiutarci a scoprire eventuale vita extraterrestre, dall'Adriatico a Marte.
dopo aver trovato il primo frammento del passato, proseguo la mia esplorazione. Sono alla ricerca del secondo frammento. È un'opera di architettura animale. Questo è un profilo verticale dei primi 5 cm della piana di Marea. Tenete conto che il profilo è ruotato per meglio mostrarvi questa stupenda struttura ad U. Questi buchini millimetrici sono aperture di tane. Come sono fatte e chi le ha costruite? L'indagine scientifica della natura può richiedere mezzi ipertecnologici. Pensate ad esempio agli acceleratori di particelle, strutture gigantesche che coprono chilometri di spazio, ma non è sempre così. Per indagare la piana di Marea di Grado e per viaggiare in un certo senso nel tempo, basta una semplice vanga. Cosa nasconderà la piana di Marea? Ci sono tantissime tane e altrettanti piccoli organismi. Le tane sono state costruite da anfipodi, piccoli crostacei architetti. Ciascuno di essi misura pochi millimetri di lunghezza. Le tane sono ad U e morfologicamente sono analoghe a quelle del Triassico di Sauris, anche se più piccole. Le rocce di Sauris preservano infatti numerose tane fossilizzate che si presentano come dei cerchietti appaiati. In paleontologia sono note come icnofossili. Sul fondale di Grado si possono osservare analoghi cerchietti appaiati. Sulla sinistra potete osservare una tana d'U vista in profilo verticale. Sulla destra invece potete vedere l'espressione sul fondale marino, sulla piana di Marea, della tana d'U. Attenzione al particolare, c'è un dislivello millimetrico tra le due aperture di questa tana d'U. A cosa servirà questo dislivello? Il dislivello tra le aperture serve ad affrontare una sfida davvero ostica. Abitare all'interno di sedimenti poveri di ossigeno. Per vincere questa sfida è imperativo far circolare acqua ricca in ossigeno all'interno della propria tana. Infatti, anche in presenza di una corrente d'acqua parallela al fondale, ci sarebbe poca circolazione d'acqua all'interno della tana, qualora le aperture di questa tana fossero sullo stesso livello. Il segreto dell'organismo scavatore è nel principio di Bernoulli, un fenomeno descritto dal fisico Daniel Bernoulli per l'appunto. L'organismo innalza una delle due aperture, che quindi è soggetta ad una velocità di corrente relativamente elevata. L'aumento della velocità fa sì che la pressione diminuisca in corrispondenza dell'apertura rilevata, creando una sorta di risucchio. È un principio simile a quello che regola il tiraggio di un camino. Se una brezza passa sopra l'apertura di un camino, essa crea una specie di risucchio che aspira il fumo. Quale evento biologico lega i due frammenti del passato che abbiamo osservato a Grado, ossia tappeti microbialitici e tane verticali? Questi due frammenti sono legati dalla cosiddetta rivoluzione agronomica, un evento che ha cambiato totalmente gli oceani. Da milioni di anni c'è una sfida tra tappeti microbialitici e tane. Il registro fossile indica che nel precambriano i fondali marini erano dominati dai tappeti microbialitici. Si trattava, con un termine anglosassone, di mat grounds. Mat in inglese infatti vuol dire proprio tappeto. A partire dal cambriano, circa 540 milioni di anni fa, il gioco è totalmente cambiato. Nel Cambriano, gli organismi hanno iniziato a creare tunnel verticali, simili a quelli che abbiamo osservato nella piana di Marea di Grado. Questa attività di rimescolamento, la bioturbazione, ha posto fine al dominio dei tappeti microbialitici ed ha iniziato il regno dei mixed grounds, dei substrati rimescolati. La rivoluzione agronomica è legata all'esplosione cambriana, uno dei maggiori eventi biologici avvenuti sul nostro pianeta. Secondo alcuni ricercatori, l'esplosione cambriana è un evento biologico secondo per importanza solamente alla comparsa stessa della vita sulla Terra. Torniamo a Grado. La mappa mostra che il mio prossimo obiettivo è un banco sabbioso a circa 2 km dalla terraferma.
Per raggiungere il banco sabbioso dovrò attraversare un braccio di mare poco profondo e densamente colonizzato da piante acquatiche. Chissà quali meraviglie naturali troverò in questo ecosistema spettacolare e quali nuovi frammenti del passato osserverò. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Questo video è basato su uno studio scientifico che ho realizzato assieme a Fabrizio Felletti dell'Università di Milano. Il video è inoltre legato al giacimento paleontologico di Sauris. Infatti abbiamo osservato degli analoghi attuali di strutture osservate in quel sito paleontologico. Per sapere di più su questo sito paleontologico, andate a vedere il precedente video ambientato proprio a Sauris. Vi lascio qui il link. Buona visione!